Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete intuito, parliamo di un nuovo drone, un drone che ha fatto tanto parlare di sé al CES 2020, che si è appena concluso un paio di settimane fa circa, perché ha delle caratteristiche molto particolari ed uniche, e soprattutto dal punto di vista anche estetico, o meglio del design, è molto particolare. Quindi tutte queste cose messe insieme hanno fatto che si parlasse tantissimo di questo drone, magari nel bene o magari nel male. Avrete capito che il drone di cui vi sto parlando è il Power Egg X della Power Vision, un marchio molto conosciuto perché fa sia droni d'aria che droni d'acqua. Io avevo provato il Power Dolphin, un drone acquatico con caratteristiche anche quelle interessanti, con però diciamo dei difetti, anche se l'idea secondo me era buona e molto innovativa. Loro hanno un po' la fissa che il drone deve essere a forma d'uovo, e anche qua ovviamente si sono ripetuti questa cosa, piace o non piace, nel senso che è un drone completamente nuovo, non c'entra niente con la versione che avevano fatto fino ad oggi, però comunque è rimasta l'idea della forma ad uovo, che comunque gli dà la possibilità anche di avere delle funzioni in più, questa forma ad uovo, che magari su altri droni non è possibile ottenere, e sto parlando appunto della possibilità di essere usato anche quando piove, perché questo drone diciamo diventa impermeabile, chiamiamolo così. Adesso lo guardiamo da vicino, non l'ho ancora aperto ragazzi, è ancora sigillata, c'è ancora tutto lo scotch Power Vision da tutte le parti, perché la cosa bella di questo marchio è che comunque è in Europa, nel senso che c'è Power Vision Europa, quindi ci abbiamo l'assistenza europea, è possibile acquistarlo sia dal sito Power Vision ma soprattutto anche da Amazon. Infatti vi lascerò il link in descrizione nel caso vogliate dargli un'occhiata. Io ho preso la versione quella waterproof, cioè la parte che lo rende sia impermeabile all'acqua che la possibilità di atterrare nell'acqua, e ha anche una batteria aggiuntiva a questa confezione. Se invece si acquista la versione diciamo base, ovviamente non c'è il guscio che lo rende impermeabile e non ci sono diciamo i due pattini per atterrare nell'acqua, e c'è solo una batteria. Comunque vi stavo dicendo che la cosa bella appunto che questo marchio è in Europa, quindi vende in Europa, vende su Amazon, lo possiamo acquistare dal loro sito direttamente, quindi abbiamo tante possibilità. Ovviamente il più comodo è sempre Amazon, quindi adesso lo andiamo ad aprire perché sono emozionatissimo, non so se si capisce perché non l'ho ancora aperto, quindi veramente sono curioso, anche perché è un drone da particolare. Quindi adesso andiamo ad aprirlo. La scatola è bella grande perché, come vi dicevo prima, è la versione che contiene diciamo la parte, chiamiamola così, per l'acqua, sia per volare quando piove, anche quando piove tanto, e soprattutto anche la possibilità, se vogliamo, di atterrare in acqua, che però vabbè, è la cosa che mi interessa un pochino meno. A me interessa di più la possibilità di volare quando piove, perché sicuramente ci permetterà di fare riprese uniche e soprattutto di volare anche quando piove, appunto quando piove per tanto tempo. Allora vediamo qua cosa abbiamo. Una prima confezione. Vediamo cosa c'è qua. Un astuccio. Poi scopriremo cosa serve. Comunque abbiamo un astuccio con il logo Power Egg X. Allora, via questo. Via questo. Poi, allora, andiamo a tirare fuori una scatola che è questa. Ok, che è quella degli accessori appunto per volare quando piove e atterrare nell'acqua. E qua abbiamo il nostro Power Egg X, la confezione è questa, la forma è a uovo, la sua cosa diciamo bella o brutta, perché o piace o non piace. Questa forma diciamo divide molto le opinioni, perché per tanti è una schifezza, per tanti invece è bello, nel senso appunto perché è particolare, si differenzia da tutti gli altri droni che meno male si assomigliano un pochino tutti. Andiamo a aprire il sigillo Power Vision. Quindi, tanto che tolgo questa, che è quella degli accessori, vedete, poi dopo li guardiamo da vicino una volta che abbiamo aperto il drone, perché adesso sono troppo curioso di vedere come è fatto questo drone. Quindi abbiamo una specie di valigia borsa, ok, via la scatola. Ecco, qua abbiamo una borsa in materiale diciamo antiurto, con tutta una parte in stoffa. Qua abbiamo il velcro che ci permette di aprire la confezione. Devo dire che la confezione è molto molto carina,
Wow, qua abbiamo subito il nostro drone. Allora, qua abbiamo ancora il logo PowerRig X, diciamo che la confezione è molto curata, è davvero molto ben curata, fatta davvero bene. Wow, guardate che bello che è. Allora, qua abbiamo il drone, però lasciamolo lì un attimo. Qua abbiamo una scatola con gli accessori, quindi avremo dentro, guardiamo subito cosa abbiamo, un cavo d'alimentazione. Poi abbiamo un alimentatore con due prese USB e la presa per caricare le batterie, quindi un alimentatore molto completo, fatto bene in stile DJI, Autelivo, cioè come sono tutti i droni seri. Qua abbiamo il cavetto, probabilmente per collegare lo smartphone al controller, suppongo. Sì, abbiamo allora un cavetto USB Lightning per gli iPhone. E qua abbiamo un altro cavetto che è Type-C USB per i telefoni Android che hanno Type-C, e qua abbiamo il cavetto USB micro USB. Allora, quindi abbiamo tutti i cavetti necessari per i nostri smartphone. Qua abbiamo le eliche di ricambio. Poi andiamo a vedere velocemente tutto. Qua abbiamo una chiavetta a brugola e delle viti. Ok, lasciamole qua, non tiriamole fuori. Andiamo a vedere il controller. Allora, il controller è bellissimo perché è fatto davvero bene, è lo stesso del Power Dolphin, quello che avevo provato io, ed era veramente un controller fatto bene. Qua abbiamo le, aspetta che riuscivo ad aprirle, ok, le antenne. Qua abbiamo per scattare le foto, qua per fare video, qua abbiamo la rotella del gimbal, qua abbiamo la presa USB per collegare lo smartphone. Qua abbiamo i nostri stick che sono bellissimi, sono morbidi. Qua vedete che c'è la gomma, perché comunque, essendo un drone diciamo che può volare quando piove, ovviamente anche il controller deve essere impermeabile, ovviamente non è subacqueo, non lo possiamo immergere nell'acqua, però vedete che questo, diciamo, questa gomma che aggira tutti gli stick ci permetterà di usarlo anche quando piove, perché comunque non avrà nessun problema il controller. Gli smartphone adesso, una buona parte degli smartphone sono comunque impermeabili, anzi tanti addirittura sono quasi subacquei, perché si possono addirittura immergere. Comunque il drone è impermeabile, e anche il controller. Poi qua abbiamo i tasti d'accensione, qua un tasto penso che si possa programmare, qua abbiamo un altro tasto che lo scopriremo, e qua il return to home. Che mi sarebbe piaciuto del Power Dolphin era proprio questa, la possibilità ad agganciare lo smartphone, che è veramente intelligente, vedete? E qua abbiamo lo smartphone che possiamo mettere in qualsiasi posizione, sopra, avanti, cioè veramente super comodo. Questo sistema è veramente intelligente, occupa praticamente spazio zero quando è chiuso, ed è veramente fatto bene, perché è diciamo non monoposizione, ma lo si può proprio regolare come si vuole, se lo si vuole avere avanti, indietro, e guardate quanto si apre, quindi tranquillamente anche un telefono di grandi dimensioni. Qua abbiamo un tasto con PNE, praticamente saranno le tre modalità di utilizzo probabilmente, poi lo scopriremo. E ok, il controller è qua e andiamo a metterlo via. Una cosa che volevo dirvi, che il controller in Europa diventa in modalità CE, quindi loro lo danno per 3 km. Ovviamente 3 km secondo me la vedo dura, a meno che si sia proprio in una zona dove non ci sia nessuna interferenza, mentre 6 km in FCC. Quindi qua da noi diventa in modalità CE, poi vedremo se c'è la possibilità di farlo andare in modalità FCC usando una posizione fittizia, lo scopriremo poi in futuro, ma comunque intanto lo proveremo in modalità CE e vedremo anche qualche range test per confrontarlo con gli altri droni tipo Mavic Mini o qualsiasi altro drone che sia in modalità CE. Poi qua abbiamo i bracci delle eliche, ok, che si vanno a aprire e chiudere, perché questo ovviamente va agganciato da parte al drone quando vorremmo usare il drone come drone, o perché questo ovviamente, questo uovo è diciamo componibile, nel senso che lo si può far diventare un drone o lo si può far diventare una videocamera, quindi in base al nostro utilizzo questo drone è diciamo multifunzione, perché veramente possiamo usarlo come fotocamera, come drone e addirittura come drone che va sotto l'acqua, quindi tanta roba secondo me dal punto di vista dell'utilizzo e delle possibilità di utilizzo soprattutto. Allora,
questo è l'altro braccio con le sue eliche che andiamo a mettere qua da parte intanto. Poi qua abbiamo un sacchettino con dentro, se magari ce la faccio ad aprirlo senza fare troppi danni. Ok, allora qua abbiamo un sacchettino probabilmente per mettere dentro il nostro uovo a sto punto, suppongo. Ok, così da che possiamo metterlo anche in uno zaino, perché comunque quando è chiuso è veramente super protetto, quindi non ha il gimbal esterno, non ha niente. Questo uovo lo si può mettere dappertutto, in una borsa. Ovviamente non è un drone richiudibile, quindi è poco ingombrante comunque, perché comunque l'uovo, vedete, è veramente piccolino. L'unica cosa è che si hanno questi due bracci che bisogna portarsi dietro, però sono due bracci che occupano poco spazio, nel senso che vedete che questo è l'ingombro di tutto il drone. Poi c'è il controller, ma quello vale un po' per tutti. Ah, ecco, adesso ho capito questa borsina cosa serve, forse per mettere dentro i bracci. Quindi avremo questa borsina, quindi l'ingombro è questo. Poi andiamo avanti. Allora, qua abbiamo la maniglia, che è quella che ci permette usare il nostro uovo come telecamera, quindi la maniglia che va attaccata qua da parte. Poi dopo proviamo. E qua abbiamo un altro sacchettino con, cos'è che c'è qua? Vediamo cosa c'è qua. Ah, ok, il supporto per poter attaccare sempre il nostro uovo a un cavalletto. Quindi usando questo supporto possiamo attaccare il nostro uovo al cavalletto e usarlo come telecamera appunto su un cavalletto. Allora, mettiamo via un attimo la borsa e proviamo ad aprire questo uovo. Quindi, ok, questa linguetta serve per fare aprire l'uovo. Allora, abbiamo aperto l'uovo, quindi via il sotto. Qua abbiamo il gimbal che ha sotto un altro copri gimbal che si toglie così, molto carino. E qua abbiamo il nostro piccolo gimbal. La fotocamera addirittura arriva a 4K 60 fps, quindi da questo punto di vista è una bella caratteristica. Monta un sensore da un pollice su 2.3. poi qua abbiamo la pellicola, che io direi di andare a togliere, sennò poi me la dimentico sicuramente, quindi poi farò i video con la pellicola e non vengono delle schifezze. Poi qua abbiamo i sensori, anzi vi faccio vedere qua sotto magari. Qua abbiamo i sensori anticollisione, li ha solo anteriormente. Qua sotto abbiamo due sensori a ultrasuoni e altri due sensori tipo quelli anticollisione che ci sono qua davanti. Ovviamente il tutto per dargli la stabilità e anche per dargli diciamo un atterraggio perfetto quando si fa un bel return to home. Qua abbiamo uno sportellino con una presa micro USB. Poi andiamo a vedere, qua abbiamo i LED, qua abbiamo i LED, qua abbiamo un'altra pellicolina che andiamo a tirare via. Il gimbal è molto carino, è fatto bene. Adesso ve lo faccio vedere, non so se si vede bene, se mette a fuoco la telecamera. È tutto fatto di metallo, veramente fatto bene, alluminio suppongo, alluminio anodizzato, veramente fatto bene. Ma direi che tutto è fatto bene, le plastiche, i materiali, è curato. Ovviamente non è un drone economico, sia chiaro, penso che questo ormai l'avete capito. Ah, qua schiacciamo i due tastini, viene via il coperchio sopra, e qua sotto abbiamo una bella batteria. La batteria è una batteria da 30 minuti, quindi questo drone viene dato per 30 minuti. Scarica, quindi dopo la metterò a caricare. Quindi vediamo se questo va qua. Ok, questo va qua. Perfetto. Ragazzi, solo la puzza di nuovo che c'è in questo momento qua nella mia stanza è veramente spettacolo. Allora, andiamo a mettere il suo coperchio. Sono un po' imbranato perché è tutto nuovo anche per me. Io non ho ancora fatto niente, lo sto scoprendo in questo momento. Ok, il drone è così. Quindi andando ad aprirlo, il drone è questo. Direi che è più o meno grande come può essere un Fimix 8, un Autelivo, un Mavic Pro. Le dimensioni sono più o meno quelle. E anche il peso mi sembra che ci va vicino, perché mi sembra che intorno agli 800 grammi, 790 grammi, una cosa del genere. Guardate che bello. E il gimbal veramente fatto tutto in alluminio, una cosa che mi ha subito colpito, perché comunque non c'è plastica, non c'è niente, è veramente bello. Secondo me il drone ha il suo perché. Qua sotto abbiamo i piedini che si aprono,
quindi ha un bel, diciamo, da terra è abbastanza alto, non come tanti droni che hanno una parte sempre bassissima che sfiora il terreno, quindi in tanti terreni sconnessi è difficile trovargli una posizione se non si ha un tappetino landing, mentre qua guardate che bella altezza che ha il drone, non so se la vedete da lì, comunque c'ha un bel 2 cm tutti, forse anche 3, e quindi anche questa è una cosa interessante. Allora, questo è l'accessorio che vi dicevo prima per fare usarlo come fotocamera, quindi basta andare ad inserirlo. Poi da questa parte possiamo mettere anche il tappo, mi sembra. Allora, possiamo mettere sia il supporto per collegarlo a un cavalletto, o addirittura da questa parte possiamo andare anche a mettere un tappo bianco per chiudere il buco, quindi avremo una cosa del genere, per intenderci. Ok, l'idea è questa, quindi abbiamo una fotocamera, un drone, un gimbal, veramente come idea secondo me è eccezionale questa multifunzione che ha, poi bisognerà vederlo come fa tutte queste sue multifunzioni, però secondo me l'idea è tanta roba, comunque qualcosa di innovativo fuori dagli standard, perché comunque siamo abituati a vedere sempre droni che hanno più o meno le stesse caratteristiche, poi c'è chi le fa bene, chi le fa male, ma bene o male fanno tutti le stesse cose o simili, mentre qua abbiamo qualcosa di diverso, un qualcosa di innovativo sia dal punto di vista del design, o meglio particolare dal punto di vista del design, e soprattutto unico per quello che è in grado di fare, per quanto è componibile, soprattutto perché è in grado di volare sotto l'acqua. Non dimentichiamocelo, anzi adesso per non dimenticarcelo andiamo ad aprire la scatola che contiene tutti gli accessori. Vedete che qua troviamo i pattini, diciamo il galleggia drone, non lo so, chiamiamolo come volete, per galleggiare se vogliamo atterrare nell'acqua. Poi abbiamo una batteria di ricambio, qua abbiamo un cavetto, non so per cosa sia, e qua abbiamo la cover per rendere il drone impermeabile alla pioggia, e qua abbiamo ancora delle eliche. Quindi andiamo ad aprire questa confezione. Ok, allora, da dove iniziamo? Vabbè, qua abbiamo la batteria supplementare, quindi avremo 30 minuti più 30, 60 minuti, che voglio dire, 30 minuti è già un bel tempo di volo. Qua abbiamo una scatoletta, presumo, con le eliche. Poi, la scatola è talmente grande che non ci sta neanche nell'inquadratura. Qua abbiamo i salvadrone o i galleggiadrone, non lo so come cavoli si chiamano, comunque il salvagente del drone, uno e due, che sono fatti in un materiale espanso, super leggero, praticamente non pesano niente, non hanno praticamente peso, quindi influiscono praticamente niente a livello di consumo, penso, delle batterie o meno, perché non pesano praticamente niente. Poi qua abbiamo, secondo me, la parte forte, che è quella che mi interessa di più. Abbiamo un altro uovo, ovviamente. Aspettate che adesso metto giù questa scatola, che tanto non ci dovrebbe essere più niente, no? Allora, abbiamo il nostro uovo, giusto per non farci mancare niente, due uova. Tanto ormai è Pasqua, quindi diventa, diciamo, anche inerente al periodo. Quindi proviamo ad andare a montarlo, non so se ci riesco, perché comunque lo scopro anch'io adesso. Allora, facciamo così, spostiamo un attimo questo. Allora, andiamo a schiacciare i pulsanti laterali, togliamo la cover. Comunque è fatto bene, tutto funziona bene, anche i pulsanti. Vedete, qua c'è il pulsante che va a schiacciare il pulsante esterno, quindi c'è un doppio pulsante, cioè veramente fatto benissimo. Togliamo l'impugnatura laterale, i bracci, allora così, ok. Poi prendiamo l'altro. Ah no, c'è il tappino di prima, che pirla che sono anch'io. Allora, scusate, ma sono talmente emozionato che, perché secondo me è bellissimo, può veramente far discutere la sua estetica, ma è fatto bene, anche i materiali, le plastiche, cioè è fatto bene, cioè è un drone serio da quel punto di vista. Allora, quindi vediamo, che devo capire anch'io. Allora, qua c'è il pulsante d'accensione e vedete qua c'è tutte le guarnizioni in gomma, qua è tutta gomma trasparente, perché comunque viene tutto sigillato, qua è gomma, qua c'è la gomma, praticamente c'è tutta una guarnizione che gira ovunque. Guardate qua che figata l'idea, aspettate che magari se faccio così ci riesco meglio. Ok, poi
Ok, perfetto, 1, 2. Le cavole veramente tirano proprio, le guarnizioni agganciano proprio che tirano tantissimo, nel senso che sigillano davvero. Ok, perfetto. Wow. Ecco, questo è il drone con la sua cover impermeabile, quindi abbiamo veramente un'impermeabilità assurda, perché è tutto sigillato, è tutto pieno di guarnizioni, un po' come succede con le action cam, perché gli mettiamo una cover per renderle subacquee, qua gli mettiamo una cover per renderlo impermeabile. Quindi questo è il drone con questo. Adesso l'ultima cosa che volevo farvi vedere, perché sennò questo video sta diventando veramente lungo, poi tanto ne vedremo tanti di video al riguardo. Qua abbiamo un gancio di sicurezza, ovviamente per non rischiare di andare a perderli, quindi questi vanno solo dentro così, così, così. Poi andiamo a mettere il gancio di sicurezza, ok, col velcro, quindi una cosa così. Lo metto anche questo, forse ce la farò. Ok, adesso non sto a mettere i ganci di sicurezza anche da questa parte, perché tanto. Comunque l'idea del drone con i suoi galleggiadrone è così. Ovviamente questi se uno ha necessità di utilizzarli, però se ha necessità è una cosa veramente interessante e figa anche questa, secondo me. Comunque un qualcosa in più che gli altri droni ovviamente non vi danno, soprattutto non vi danno di serie. Esistono già queste cose che ci fanno galleggiare i droni, ma questo è proprio un qualcosa di diverso, o meglio è un qualcosa in più, perché questo drone nasce con queste cose, soprattutto avendo questo, anche l'acqua che può essere schizzata dalle onde o quello che è, se siamo al mare o cose del genere, con gli altri droni ovviamente si andrebbe a bagnare una parte dell'elettronica, quindi magari il drone poi rimane fermo dov'è. Comunque si può andare a danneggiare magari il gimbal, la fotocamera. Invece qua ovviamente essendo impermeabile qua, con questi diventa ancora una cosa aggiuntiva, è una cosa secondo me strafiga. Quindi ragazzi, questo video secondo me è già diventato stralungo, quindi direi che è meglio fermarsi qui. D'altra parte è un drone con talmente tante cose che io farlo corto un video così non ci riesco, nel senso, già sono lungo di mio, figuriamoci con un drone come questo, che è fotocamera e drone, mille accessori, tutto componibile, scomponibile, lo smonti, lo rimonti, metti la cover, togli la cover, metti il galleggiadrone, togli il galleggiadrone, un controller comunque che un po' è da spiegare. Cioè veramente è talmente completo, è talmente bello, e ripeto, le cose positive sono il gimbal fatto in alluminio, secondo me tanta roba da quel punto di vista, fa rendere l'idea della qualità del prodotto. Una fotocamera da 4K a 60 fps, quindi un'altra cosa super interessante. La copertura impermeabile, che volare secondo me quando piove tanta roba, e infatti non vedo l'ora di provarlo da quel punto di vista. E poi per il resto è da scoprire, vedremo come si comporta questo drone con queste caratteristiche. Adesso sto guardando qua sotto, diciamo, questi catari infrangenti, vabbè. E poi cosa dire ragazzi, 30 minuti di autonomia delle batterie, quindi anche quello secondo me è tanta roba, è da provare dal punto di vista del range, o meglio della qualità del segnale di ritorno video, perché comunque qua in Europa avendo comunque un wifi chiamiamolo così standard, bisogna vedere com'è e come l'hanno ottimizzato. Ovviamente è tutto da scoprire anche dal punto di vista dell'applicazione, che ovviamente ho già scaricato e secondo me è fatta bene, carina, bella, anzi mi sembra anche abbastanza completa. Bisogna vedere anche i firmware, perché ho visto che già ne sono usciti, perché comunque essendo un drone nuovo, un prodotto nuovo anche per loro, un sacco di aggiornamenti stanno uscendo sia a livello di applicazione che a livello di firmware del drone. Infatti adesso farò anche l'aggiornamento subito dei firmware. Quindi ragazzi, questo è solo il primo video, poi arriveranno il range test, l'overing, return to home, lo proviamo in varie situazioni, soprattutto con la pioggia, magari lo proviamo andare a far atterrare anche nell'acqua. Quindi ragazzi, ricordatevi che potete acquistarlo anche da Amazon se volete, quindi vi lascio il link in descrizione se volete dargli un'occhiata. Questa è la versione diciamo completa con tutti gli accessori già inclusi, se no si può acquistare la versione standard. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato tutta questa novità del Power EX, questo drone che ha fatto tanto parlare di sé per l'estetica, per le caratteristiche, per l'innovazione, lasciatemi un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto, e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!